Consigliere, lei ha chiesto un ritardo, di ritardare l'approvazione del piano sanitario aziendale interno all'ospedale di Careggi proprio per dei problemi che ci sono all'interno dell'unità spinale. Di che cosa stiamo parlando? Diciamo, l'unità spinale si considera un gioiello di esperienza rispetto anche alla realtà italiana. Sulla base dell'unità spinale toscana si sono aperte unità spinali unipolari, si esce dalla concezione della mera emergenza e la persona, dopo ovviamente un grave incidente, viene preso e curato in toto, quindi anche con tutte le complicazioni che sono intorno anche alla perdita della possibilità di camminare. Questa è un'esperienza complessiva e autonoma. A noi sembra, dalla lettura del piano regionale sanitario, che questo si affievolisca, che diventi un reparto per l'emergenza, cioè quando la persona subisce l'incidente, ma che dopo si deleghi e si demandi e si defluisca, mentre tutti i problemi, ci sono molti problemi sanitari correlati alla lesione midollare. Quindi noi chiediamo di mantenere integra l'esperienza. Su questo mi sembra che, soprattutto per la pressione dell'Associazione dei Paraplegici e per il riconoscimento anche nel mondo scientifico e medico, si stia rivedendo questa posizione e ci siano buone, diciamo, possibilità per mantenere, salvaguardare e valorizzare questa esperienza. Anche perché da poco è stato appena inaugurato, da pochissimi giorni, settimane, è stato inaugurato un nuovo reparto di degenza, quindi di non degenza. Si guarda più solo all'emergenza. Diciamo, malauguratamente c'è bisogno dell'unità spinale unipolare perché incidenti ci sono e dall'altra parte fortunatamente la media della vita si sta allungando anche per loro, per cui c'è bisogno anche di ritornare, come con l'invecchiamento si aprono problematiche, per gli anziani si aprono anche problematiche ai midollolesi, quindi necessità di degenza sì. Noi quello che chiediamo è mantenere l'unipolarità, cioè la centralità della persona al completo e non che dopo si va nei singoli reparti, perché si perde quell'esperienza.